In Giovanni 9, 9, l'uomo miracolosamente guarito ma precedentemente cieco disse: Io sono, esattamente le stesse due parole greche che Yahshua usa quando fa le sue affermazioni, io sono, come riportato in tutto il libro di Giovanni. In primo luogo, è interessante notare che quando il cieco dice in greco, ego eimi, io sono, di solito non è tradotto correttamente con, io sono lui, riferendosi, ovviamente, al suo tentativo di chiarire a tutti che, sì, io sono lui, sono io, l'ex cieco, ma ora sono guarito. Tuttavia, quando Yahshua dice la stessa cosa proprio per identificarsi come il Messia, Giovanni 4 e 26, di solito viene reso con, io sono. Questo a sua volta è comunemente, ma abbastanza erroneamente, usato per sostenere la falsità che Yahshua affermava in qualche modo di essere Yahweh il Supremo, poiché nell'Antico Testamento Yahweh disse a Mosè, Aya Asher Aya, Esodo 3 e 14, che sarebbe, colui che era, che è, che diviene, o, mostrerò di essere ciò che mostrerò d'essere o colui che esiste da sé, e non come malamente tradotto, io sono colui che sono. Quando Yahshua parlò alla donna samaritana stava facendo la stupenda affermazione di essere il Messia della dichiarazione alla donna nel versetto immediatamente precedente, Giov 4 e 25, e infatti le risponde chiaramente non con, io sono, ma così, Yahshua le disse, sono io che ti parlo. Altrove in Giovanni, Yahshua è registrato mentre afferma di essere il pane della vita, 6 e 35, e la risurrezione e la vita, 11 e 25. Ma dire, ego eimi il pane della vita, non è affatto come dichiarare, colui che era, che è, che diviene, aya asher aya, come disse Yahweh a Mosè, Esodo 3 e 14. Si noti che non è, l'ego eimi, dell'autorivelazione di Yahweh che è al centro del credo di coloro che dicono che Yahshua è Yahweh l'altissimo e unico il Dio vivente. Il vero focus dichiarativo sono le due parole successive, OOHN, gli identificatori del divino, potremmo dire. Nella NIV Yahweh dice a Mosè, Io sono, voce del verbo essere, ego eimi. Chi sono, OOHN, cioè, io sono colui che era, che è, che diviene o colui che esiste da sé. Questo è ciò che devi dire agli israeliti. Io sono, OOHN, mi ha mandato da te. Ma le traduzioni inglesi evidenziano le due parole sbagliate, cioè, invece di usare ego eimi, dovrebbe essere usato OOHN, colui che esiste da sé, mi ha mandato. Gli autori del Nuovo Testamento non registrano mai Yahshua usando OOHN, in riferimento a se stesso. Inoltre, quali altre parole vorresti che Yahshua usasse per identificarsi? Ad esempio, quando dici, io sono un insegnante, o, io sono Bob, o, sono l'unico che ha la chiave di quella porta, se dovessi scriverli in greco le stesse parole verrebbero usate come auto-identificatori, ego eimi. Non c'è un modo più chiaro per identificarti, ma Yahshua non ha mai detto, io sono, o, io sono quello che sono. Disse semplicemente, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità e la vita, io sono la vite, io sono il Messia, Giovanni 4 e 25 e 26. Come il cieco guarito, Yahshua si stava semplicemente identificando come il Messia per coloro che lo chiedevano o lo cercavano, confronta Giovanni 18, 4 8. Yahshua fin dall'inizio ha affermato di essere il Messia promesso. Non ha mai affermato di essere Yahweh, l'Iddio vivente altissimo e supremo, che è anche padre ed Eloah di Yahshua. Non ha mai affermato di essere, il grande colui che era che è, che diviene o l'autoesistente in sé. Tuttavia, ha affermato ripetutamente di essere l'unigenito figlio di Yahweh, l'unto prescelto di Yahweh, Luca 2 e 11, Christos Kurios, e non Eloah Yahweh. Yahshua è il prescelto dall'unico Adone Yahweh in Luca 2 e 26 dove è l'unto di Yah, Amashaya in ebraico. Luca ha presentato in modo brillante e preciso l'eroe e il principale attore della sua narrazione nell'opera che ci offre in due volumi, Luca e Atti.
Luca ha scritto quasi un terzo dell'NT. Che risultato benedetto! Luca e Yahshua non hanno mai creduto per un momento che ce ne fossero due che sono entrambi Eloa altissimi. Anche perché ciò manderebbe in frantumi il grande comandamento, che proibisce qualsiasi moltiplicazione di Yahweh. Marco 12, 29, Giovanni 17, 3, 5 e 44, Malachia 2, 10. Yahshua ha respinto la bestemmia di affermare di essere il Padre Onnipotente. Giovanni 10, 33, 36. Così è scritto in verità e così sia. Per approfondire vieni nel sito www.akahal.info.